Benvenuti cari amici mobileOS.it. Quest'oggi sotto la lente della mia videocamera devo dire che ci sono tre telefoni molto molto interessanti: il Meizu Pro 5, lo Xiaomi Redmi Note 3 e il Samsung Galaxy S6. Allora, all'inizio ho pensato di fare separatamente questi versus, cioè volevo praticamente fare un versus semplicemente tra lo Xiaomi e il scusatemi, lo Xiaomi e il Meizu. Poi ci ho messo l'S6 perché volevo vedere due cose. Innanzitutto, dato che entrambi questi telefoni montano lo stesso processore, l'Exynos 7420 di Samsung, quindi sia l'S6 sia il Meizu, è interessante confrontarli. E lo Xiaomi perché costa molto poco rispetto a questi due telefoni e volevo vedere a che punto si trovava, quindi alla fine rispetto a questi altri due. Perciò alla fine ho detto, ma mettiamoli tutti insieme e vediamo un po' come si comportano. Bene, detto questo, parliamo subito un attimino di caratteristiche. Allora, innanzitutto, rapidamente, stesso processore per Samsung e per Meizu, mentre il Mate Helio X10 sullo Xiaomi è un altro processore molto interessante. 3 GB di RAM per lo Xiaomi, per il Samsung, 4 per il Meizu. Entrambi montano Android Lollipop con le personalizzazioni. Abbiamo la Flyme, abbiamo la MIUI e abbiamo la TouchWiz, entrambe alla versione attuale di dicembre. Quindi in questo caso è la 4.5, in questo caso è la MIUI 7, in questo caso è invece il Samsung Galaxy S6 appunto con la nuova TouchWiz pensata appunto con Lollipop, quindi con la solita rivisitazione. Nel frattempo togliamo un po' di cose. Perfetto. Allora, andiamo un attimino a parlare subito di browser. Eccoci qua, siamo tornati. Mi doveva fare un aggiornamento sul browser il Meizu e quindi ho interrotto un attimino il nostro confronto. Quindi, dicevo, parliamo di browser internet. Usiamo i browser proprietari di ogni dispositivo. Entriamo allora nelle varie impostazioni, ecco qua. Beh, qui siamo su Repubblica. Andiamo però proprio su mobileOS.it. Vediamo un po'. Anzi, no, facciamo una cosa: apriamo tutti quanti Repubblica. Forse è la scelta migliore perché Repubblica è molto più pesante. Ecco qua, Repubblica.it è molto più pesante rispetto agli altri prodotti. Quindi, sicuramente sarà una cosa più interessante da vedere. Il nostro sito è molto più leggero, perciò probabilmente. Non, ok, perfetto, Repubblica pure qua, perfetto, provo a farli partire più o meno insieme, non so se ci riuscirò, ma ci provo. Ok, è partito prima lo Xiaomi, poi è partito il Samsung. Ok, però non mi, sul Samsung non mi fa vedere la home page classica. Allora, un attimo, lo rifacciamo. Purtroppo non è mai facile far partire contemporaneamente tre telefoni. Allora, chiediamo home page classica, facciamo riandare e facciamo riandare. Vediamo un po' come vanno. È partito prima il Samsung, arrivano quasi insieme il Samsung e lo Xiaomi, un po' dopo il prodotto di Meizu. Abbassiamo un pochino la luminosità sul Meizu perché ho settato tutte quante più o meno al 75%, ma ho visto che fa molta più luce rispetto agli altri telefoni. Questo è un plus. Ok, perfetto. Come si comportano? Diamo l'ok anche qua. Perfetto. Come si comportano i telefoni sul web? Allora, il browser migliore qual è? Quale non è? Allora, secondo me, se andiamo a usare browser alternativi, si vanno ad sono davvero equivalenti questi prodotti. Ma devo dire che usando il browser stock, ve lo faccio vedere anche andando ad aprire un articolo prima di dare una sentenza definitiva, giudicate voi. Ma a me il browser che convince di più è quello di Meizu, se devo essere sincero. La prima volta, sinceramente, non so perché ha avuto quel problema di apertura, ma in realtà è un browser abbastanza scattante. Mi ha abbastanza convinto anche per lo zoom, per lo scrolling, quindi devo dire che a me mi è piaciuto tanto. Il doppio tap funzionano bene su tutti e due, su tutti e tre, anzi, i prodotti. Forse Chrome, però, se devo usare Chrome, è maggiormente ottimizzato per Samsung. Questo ve lo dico. Gli altri due prodotti va molto bene Chrome, ma su Samsung forse c'è una maggiore qualità, ecco, mettiamola così, di navigazione. Ma devo dire che sono lì questi prodotti. Però il Meizu ha qualcosina in più, forse.
Poi, detto questo, parlato di browser, parliamo subito di ricezione, altro argomento molto molto importante. Ricezione migliore Samsung, senza dubbio, è il miglior prodotto da questo punto di vista, sia per qualità in capsula auricolare e sia per ricezione del telefono. Questo perché? Perché manca la banda da 800 MHz sullo Xiaomi, ad esempio, e questo è un po', come dire, un problema, perché la banda da 800 MHz è utilizzata particolarmente quando si va a utilizzare il 4G soprattutto per alcuni operatori e quindi può essere un problema appunto proprio non averla. Inoltre, sempre sullo Xiaomi, mi sono accorto che la qualità in capsula auricolare sì è buona, ma non è eccellente. In altri casi, sinceramente, Xiaomi ha fatto meglio e comunque Samsung da questo punto di vista regge di più, quindi ha una qualità di segnale e di qualità proprio di chiamata superiore e anche il Meizu fatica un pochettino da questo punto di vista. Una ricezione non eccellente, forse potrà essere migliorata con la nuova Flyme, la Flyme 5, e anche in questo caso, nel caso del Meizu Pro 5, manca la banda da 800 MHz, quindi in ricezione e in navigazione 4G Samsung vince. Wi-Fi sono più o meno alla pari, una buona ricezione senza nessun problema per tutti e tre i telefoni. GPS funziona bene su tutti, nessun grosso problema, anche qui però Samsung secondo me ha qualcosina in più. E andiamo a parlare adesso di hardware e prestazioni e andiamo a farci anche una partita. Vediamo un po' cosa c'ho qui sul Samsung, così parliamo anche un pochino di prestazioni, andiamo sui giochi, vediamo un po' cosa ho. Cosa mi nasce? Oh, Real Racing 3, perfetto, possiamo giocare tranquillamente, facciamo partire il gioco. Un attimino ce la mette sempre la Touchiz a far partire i giochi, è fluida, molto più fluida rispetto a prima, ma qualche problemina ce l'ha ancora, ogni tanto una gestione RAM che non è proprio eccellente, cosa che invece su altri prodotti non accade. Vabbè, mi dice di fare il download, non capisco il perché, in quanto ho anche acquistato delle macchine su questo gioco e su questo telefono. Ogni tanto c'è qualche problema, vediamo se ho qualcos'altro. Ok, GT Racing 2, vabbè, giochiamo a GT Racing 2. Speriamo che anche questo non mi chieda un'altra volta di fare tutto, visto che anche in questo caso avevo iniziato a giocare. Però qui ero quasi alle fasi iniziali, se non ricordo male. Era su Real Racing 3 che avevo fatto un po' più di. Ero avanzato un po' di più. Qui mi sembra solo la prima gara, avevo fatto nulla di più. Ok, andiamo avanti. Ah, no, nemmeno questo l'avevo fatto, perfetto, vabbè, partiamo. No, forse l'avevo fatta, ma non l'avevo salvato, come sempre, giusto per provare un attimino. Ok, Samsung Galaxy S6 con GT Racing 2 è perfetto e sinceramente batte qui, in questo caso, clamorosamente Xiaomi. Batte Xiaomi perché non so, non riesco a spiegarmi un motivo, ma GT Racing 2 va malissimo su Xiaomi e anche altri giochi sì, vanno discretamente, ma non come dovrebbero andare per l'hardware che è montato. Secondo me non c'è ancora un'ottimizzazione tra il software e l'hardware che c'è sul nuovo prodotto della casa cinese e i giochi che si possono scaricare. Sarà che magari non c'è il Play Store, quindi bisogna scaricare o alternativo, oppure fare qualche guida per scaricare. Scaricare il Play Store e magari non c'è piena compatibilità, non si conosce ancora bene questo prodotto, magari questo Xiaomi Redmi Note 3 tra le software house, però dei giochi, però fatto sta che in realtà la giocabilità, perlomeno a GT Racing 2 e a qualche altro giochino che ho provato, non è dei massimi, non è appunto ai massimi livelli. Infatti giochiamo a GT Racing 2, ma ah, qui stavo già giocando, perfetto. E vedete, ci sono degli scatti continui. Il gioco non va, non so perché, ripeto, mi va così, ma ci sono proprio queste problematiche, direi che sono abbastanza gravi. Quindi, da questo punto di vista, veramente ingiocabile. Poi, invece, passando alle Meizu Pro 5, devo dire che invece la giocabilità è buona. E venendo poi al discorso sul software e le prestazioni, devo dire che, scusami, sull'hardware e le prestazioni, devo dire che i processori montati e la quantità di RAM montata su questi tre prodotti è eccellente. E sicuramente lo sforzo maggiore lo fa Xiaomi, che vende a 200 € un telefono che in realtà ha un hardware che può essere tutto paragonato a quello del Meizu e a quello del Samsung. Non è agli stessi livelli, ripeto, non è agli stessi livelli, ma è, ecco, diciamo, paragonabile. E quindi ci siamo. Per quanto riguarda la giocabilità, invece, Meizu Pro 5 si trova a metà, secondo me, tra il Samsung e il
e lo Xiaomi. In realtà è molto più vicino alla qualità di Samsung da questo punto di vista. E devo dire anche che dal punto di vista delle prestazioni e della RAM, forse la gestione migliore è proprio quella che fa Meizu di 4 GB di RAM. Riescono ad essere, anche Xiaomi fa una buona gestione della RAM e Samsung che ne occupa un po' troppo, a mio giudizio. Guardate come il gioco in realtà qui scorre molto più in maniera fluida rispetto al prodotto di Xiaomi, ma anche su questo Pro 5 si ha una buona fluidità, ma qualche frame, qualche lag. Ogni tanto qualche frame viene perso e ogni tanto qualche lag piccolo piccolo c'è, cosa strana. Per quanto riguarda, hai visto appunto l'hardware che viene montato, molto simile poi a quello di Samsung, ma secondo me riguarda proprio una differente ottimizzazione che per l'S6, conosciutissimo come telefono, viene fatta maggiormente rispetto a questi prodotti che magari sono meno conosciuti dalla maggior parte degli utenti, e soprattutto sono molto più nuovi, specialmente il Redmi Note 3 rispetto all'S6. Detto questo, software che riconosce perfettamente le impronte digitali, funzionano benissimo su tutti i teleprodotti, però io preferisco il sensore digitale messo sul davanti, quindi in questo caso preferisco più Samsung e Meizu. Detto questo, software. Allora, vi rimando per conoscere precisamente il software alle recensioni che ho fatto su tutti e tre i prodotti, perché in questo modo, se no, questo confronto verrebbe lunghissimo. Andando a chiudere in soldoni, gestione RAM molto 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 buona e comunque fluidità su Xiaomi e su Meizu Pro 5. Fluidità comunque buona sull'S6, ma secondo me inferiore rispetto agli altri due prodotti, e gestione RAM a tratti discutibile. Detto questo, software, il miglior software tra questi prodotti dal punto di vista dell'utenza italiana è quello di Samsung. Non per fluidità, non per bontà di scrittura software, ma per usabilità, perché è un software che innanzitutto c'è la lingua italiana, sullo Xiaomi ancora arriva, c'è una buona traduzione, non ci sono le cineserie, è un software pienamente italiano e soprattutto non ha problemi di dover installare il Play Store, di dover fare altro. E se io sono un utente esperto, allora a questo punto posso decidere tra 1, 2 e 3, ma se io sono un utente medio andrò sempre solo su Samsung Galaxy S6, perché non vedo appunto la motivazione per la quale io devo sapere come installare in maniera alternativa un Play Store e altre cose che mi servono, e soprattutto perché devo usare un telefono in inglese. È vero che siamo noi a rimportare questi telefoni che non vengono venduti direttamente, per esempio il Redmi Note 3 in Italia, quindi è un prodotto pressoché per il mercato asiatico, però fatto sta che ad oggi, secondo me, l'unico dispositivo che potrebbe essere usato indistintamente da qualsiasi tipo di persona in Italia è l'S6. Detto questo, il software migliore a mio giudizio è quello di Meizu, perché è più pulito e più facile da utilizzare, forse rispetto al Redmi Note 3. Sto parlando tra questi due prodotti, e quindi metto al primo posto Meizu per fluidità e quant'altro, e per diciamo modalità d'uso però più il Samsung. Il Redmi secondo me è da rivalutare poi quando arriverà la ROM in italiano e una maggiore ottimizzazione anche per i giochi. Detto questo, andiamo a parlare subito di display. Entriamo allora nelle classiche foto che vi faccio vedere. Andiamo in galleria, immagini, prendiamo i bianchi. Luminosità buona su tutti i prodotti, ma devo dire che il Meizu Pro 5 mi ha molto convinto per i bianchi. Devo dire che è una buonissima qualità da questo punto di vista. Complimenti a Meizu, che monta un display veramente di grandissima qualità. Attenzione che la Meizu ha messo un display veramente fantastico su questo Pro 5, da non sottovalutare. Questo invece è il Meizu scusatemi, il display dello Xiaomi, e qui a destra abbiamo il Samsung. Potete notare come i telefoni sono più o meno la stessa quantità di batteria, li avevo settati più o meno tutti quanti verso la fine, verso il massimo, non proprio il massimo, se no poi non riuscite bene a vedere dalla camera, ma in realtà potete proprio constatare come la luminosità peggiore sia quella presente proprio sullo Xiaomi, che in realtà si vede bene comunque sotto il sole, non ha particolari problemi, ma dal punto di vista della luminosità pura, massima, ha qualcosa in meno rispetto a questi altri due prodotti. Ripeto, secondo me il migliore è il Meizu. Andando avanti, dal punto di vista della qualità proprio del display, forse Samsung ha qualcosa in più, sia per quanto riguarda la definizione, che è una definizione superiore rispetto agli altri, ma poi va a gravare sulla batteria, quindi ne parleremo anche poi in discorso autonomia.
Ma in generale, la qualità, ecco, io metterei al primo posto come qualità visiva Samsung, secondo Meizu, terzo Xiaomi. Innanzitutto perché il Meizu e Samsung montano un display AMOLED, perciò abbiamo colori più vivi e neri profondi. Nonostante quello di Xiaomi sia buono come nero, ma non è agli stessi livelli degli altri due prodotti. E come potete vedere, la riproduzione della griglia cromatica mi sembra essere superiore sul Samsung. Colori molto più vividi, molto meglio visibili. Sul Meizu anche buono. Sullo Xiaomi, sì, è buona, ma secondo me c'è qualcosa in meno. Ecco, c'è qualcosa in meno. I neri, vi faccio vedere i neri, guardate come sono buoni. Considerate che non monta un AMOLED il Redmi, quindi fate comunque un raffronto. Ecco, sicuramente se giudicate solo i neri, la qualità dei neri, beh, allora sicuramente il Redmi Note 3 perde. Ma vi sto facendo, come dire, mettere luce, ecco, anche sul fatto che pur non avendo uno schermo AMOLED si difende abbastanza bene il prodotto di Xiaomi. Però guardate un po'. La differenza è abbastanza netta sia con il Samsung e sia, scusatemi, con il Meizu. E quindi da questo punto di vista sicuramente meglio i due prodotti Samsung e appunto e Meizu. Bene, detto anche questo, entriamo allora nelle foto, poi vediamo un attimino anche il software. Eccoci qua, andiamo a prendere le foto anche eccolo qua, perfetto. Dicevo, prendiamo le foto anche sul Meizu e andiamo a prendere anche sul Samsung. Vediamo un po' dove le ho messe. Ecco, vediamoci questa bella foto qui. Prendiamo il rubinetto anche in quest'altra casa, prendiamolo anche da questa parte dove l'ho messo. Eccolo qua. Fatemi controllare un attimino una cosa. Sì, ok, no, stavo controllando la luminosità perché mi sembrava strano, ma invece no, è settata come gli altri. Ok, perfetto. Questi sono i vari prodotti messi uno vicino all'altro. La foto è la stessa. Ora vi faccio vedere proprio da vicino la qualità della foto. Giudicate voi, secondo voi, qual è la camera migliore. Io già so qual è, ma voi potete sempre decidere per un altro telefono. Questo è il Samsung, questo è il Meizu, questo è lo Xiaomi, che non mi fa zoomare più di questo. Secondo voi qual è la foto migliore? Come dire, la migliore camera? Vabbè, va faccio vedere ancora un'altra foto prima di giudicare. Faccio vedere una foto in notturna. Ci andiamo subito. Andiamo un po' a ritrovarla. Ecco, ho trovato questa, perfetto. Eccola qui, questo è il Meizu. Faccio vedere lo Xiaomi. Stessa foto. Ok, come sempre lotto con lo zoom di questo telefono. Ecco qua. Ed ora vi faccio vedere il Samsung. Fatemi prendere un attimino la foto. Eccola qua. Insomma, giudicate voi. Faccio vedere anche quest'altra foto. Secondo me, il telefono migliore. Considerando anche i video che per brevità di tempo non vi faccio vedere, ma potete vederli anche su YouTube e direttamente nelle recensioni di tutti e tre i prodotti singoli. Allora, per quanto riguarda le foto, io metto al primo posto Samsung, secondo me ha qualcosina in più. Secondo me. Secondo posto, a pari merito, metto Xiaomi e Meizu Pro 5, perché in alcuni casi lo Xiaomi va meglio, in altri va meglio il Meizu, però forse è meglio. No, dai, secondo posto Meizu e terzo posto Xiaomi, perché poi Meizu recupera con i video, ha qualcosina in più, riesce ad essere un po' più performante in generale. Vi ricordo che lo Xiaomi registra video in Full HD mentre gli altri due prodotti registrano in 4K, ma i video in registrati dal Meizu Pro 5 sono un po' difficili da far leggere, da far digerire ai lettori e da usare magari se dovete fare un po' di editing, danno un pochino di problemi.
Solo OLC è riuscito a leggermi questi video, invece quelli di Samsung me li hanno letti un po' in maniera universale, quindi da questo punto di vista un pochino meglio. Bene, allora andiamo a chiudere la nostra, anzi, l'ho fatto vedere, però aspettate un attimino il software delle camere e l'audio. Questo è il software della camera di Samsung, qui potete vedere come sono le varie opzioni, qui le varie modalità, c'è cioè la modalità Pro e modalità, come dire, manuale, però presente anche sugli altri prodotti. Ve lo faccio vedere subito. Andiamo in fotocamera, ecco qua. Modalità che è presente qui, modalità manuale, scena, panorama. Poi ce la possiamo mettere anche il timer e andando su invece si hanno i vari effetti. Vi ripeto, come ho già detto anche in recensione, la modalità mosaico era carina perché fa proprio una modalità mosaico e le foto vengono particolari. Poi invece per quanto riguarda il device di Meizu, eccoci qua, questo è il prodotto di Meizu, una fotocamera in questo caso buona, interessante, qui le varie opzioni con l'HDR, si può arrivare fino al 4K, come già detto, una fotocamera devo dire buona anche da questo punto di vista. Il software migliore secondo me è quello per rapidità di scatto e per messa a fuoco, forse è proprio quello di Xiaomi il software migliore. Per le varie opzioni da settare e quant'altro, anche lo Xiaomi si comporta bene, ma forse il Samsung ha qualcosina in più da questo punto di vista. Bene, insomma, questo è quanto. Allora, andiamo un attimino a sentirci anche una canzone, facciamo anche un discorso quindi di audio e poi chiudiamo con la batteria e anche con una considerazione finale. Я одна, сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте. Qualità audio molto molto buona per questo Meizu con il chip dedicato per l'audio, veramente interessante dal punto di vista audio questo prodotto, uno speaker molto molto buono, non viene anche troppo bloccato il suono quando il telefono è poggiato, perché naturalmente è qui, è posto qui lo speaker, quindi naturalmente non c'è questo problema. Mentre per quanto riguarda lo Xiaomi, ci andiamo a sentire subito una canzone, ecco qua, la vado a prendere. Si blocca un pochino il suono quando il telefono è poggiato, avete visto? Niente, il telefono ha un buon suono, niente male, ma secondo me il Meizu Pro 5 ha qualcosina in più, anche per il fatto che il suono non viene bloccato. Andiamo a sentirci invece il Samsung, andiamo quindi in musica, lettore musicale. Andiamo allora nelle varie canzoni che ho, eccola qua, la canzone solita. Allora, cosa dire? Sia per la posizione dello speaker e sia per la qualità mostrata, Samsung e Meizu dimostrano proprio di avere qualcosa in più rispetto a Xiaomi da questo punto di vista. Quindi, autonomia, batteria. Allora, primo posto per Xiaomi, secondo per Meizu, terzo per Samsung. Abbiamo infatti sul prodotto di Xiaomi 4000 mAh, sul prodotto di Meizu abbiamo una batteria totale che risulta essere appunto di 3050, un po' meno per Samsung, 500 mAh in meno, quindi diciamo che con il prodotto del Redmi Note 3, quindi il prodotto della casa cinese Xiaomi, riusciamo ad arrivare tranquillamente a tarda serata e anche la mattina dopo, tarda serata tranquillamente con il Meizu Pro 5, cena per il Galaxy S6, quindi
con tutti si copre la giornata lavorativa, ma poi sono differenze di durata proprio. Vi rimando poi ai vari test dal vivo che ho fatto durante queste giornate dei due prodotti, perché secondo me sono molto interessanti per andare a vedere proprio la batteria come cade con il tempo e come si va a degradare appunto durante la giornata in base all'uso. Prezzi, allora, sopra i 500 euro il prodotto di Xiaomi, siamo sui 500, più o meno 450, vi darò poi qualche sconto anche per acquistarlo. Redmi, sopra i 200, in realtà con lo store che vi consiglieremo poi in articolo lo prendete anche a meno di 200, quindi molto bene. Samsung, siamo in realtà con un prezzo folle perché siamo oltre i 700 euro, ma ormai con i sconti e quant'altro si arriva sui 450-500. Quindi, prezzo notevolmente a vantaggio di Xiaomi e quindi naturalmente il miglior rapporto qualità-prezzo è quello prodotto dal Redmi Note 3. Per altri due prodotti, però, il prezzo maggiore viene dettato da una qualità superiore in alcuni punti. Come ho già detto, sull'audio, sul display. E in generale su un software secondo me meglio sviluppato per il pubblico italiano. Poi però Xiaomi recupera con una super batteria, con il fatto che è presente il dual SIM, cosa che naturalmente sul Samsung non c'è, e naturalmente anche il Meizu ha questa particolarità, ecco. E quindi cosa dire? A voi la scelta, ecco, ho cercato di essere il più possibile chiaro nel spiegarvi le varie differenze. Su tutti è possibile leggere le chiavette USB, ma ricordate che il Meizu ha la porta USB di tipo C, tutti hanno il LED di notifica, hanno il lettore di impronte digitali. Insomma, a voi la scelta. Cosa sceglierei io? Io sceglierei il Galaxy S6 personalmente perché non mi piacciono i telefoni così grandi, il Meizu Pro 5 è davvero grande, ma sapete che sono stato un amante dei altri prodotti di Meizu, quindi se abbiamo di fronte un Meizu Pro 5 magari con uno schermo più piccolino, forse avrei scelto proprio questo prodotto perché ha una qualità secondo me molto molto elevata. Lo Xiaomi non lo sceglievo perché, come dire, ad oggi aspetterei la versione italiana, la ROM italiana, e vedere un pochino come lavorano gli sviluppatori su questo telefono per vedere un po' quali possono essere le sue potenzialità. A voi la scelta, quindi è tutto per questo confronto. Ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Ciao!